Via Panella è la prima zona 30 della città. Il limite di 30 km orari è stato stabilito in prossimità degli attraversamenti pedonali per ridurre gli investimenti di pedoni, che negli ultimi tempi sono stati molto numerosi. 8 pedoni investiti nei pressi della questura dell'Aquila. Gli operai sono già al lavoro per la nuova segnaletica sulla strada, ma la novità è che in via Panella ci sarà anche il primo impianto a LED di illuminazione delle strisce pedonali. Un provvedimento stabilito dal comune per cercare di ridurre gli incidenti stradali, sempre numerosi, e per spingere gli automobilisti, allo stesso tempo, ad andare più piano in strade dove ci sono anche delle scuole nelle vicinanze. Per molti cittadini è una buona cosa, ma altri non hanno risparmiato critiche, parlando di un provvedimento inutile e chiedendo anche una maggiore illuminazione della strada in questione, via Panella. È pericoloso qua, cammineno troppo. Sì, qua la fa la Croce Rossa. No, stanno facendo un bel lavoro. È un buon provvedimento? Sì, questo sì. Le zone 30 sono una realtà già consolidata in molte città, anche europee. Il Comune dell'Aquila ha individuato per il momento, come dice l'assessore alla mobilità del Comune Carla Mannetti, ben 5 strade di alta percorrenza. Interessate dal provvedimento, oltre a via Panella, sono viale Corrado IV, viale della Croce Rossa, via della Polveriera in prossimità della Scuola De Amicis e via Ficara. Si tratta di una prima risposta alle problematiche del traffico cittadino. Tra l'altro, in viale della Croce Rossa e su viale Corrado IV ci sono molte attività commerciali. Per i commercianti della zona è un buon provvedimento, purché sia supportato da un corretto comportamento da parte degli automobilisti. Secondo me è un buonissimo provvedimento, basta che la gente lo rispetti, perché qua abbiamo anche degli attraversamenti pedonali per le scuole e quindi siamo felici di questa cosa. Basta che viene rispettato da tutti i nostri, come si dice, automobilisti.